Subito la grande, la Padula con un gol siglato proprio contro il Vicenza, praticamente la prima apparizione in maglia biancorossa. Questa è stata praticamente il tuo biglietto da visita nei confronti dei tifosi. Beh, sicuramente fa piacere, anche se nel gol voglio ammettere che c'è stata una mano anche di Garofalo. No, sicuramente ha fatto piacere la prestazione, la voglia di far bene mia, ma soprattutto di tutta la squadra, e dobbiamo continuare così. 24 reti a San Marino, un'annata straordinaria, poi la Serie B, la C1 con qualche soddisfazione in meno. Vabbè, a San Marino c'è poco da dire perché comunque parlano i numeri. Invece Cesena ha avuto una bella occasione che era partita alla grande con mister Campedelli e è andato un po' a scemare quando mi sono fatto il tendine rotuleo che non sono riuscito ad entrare bene. Stessa cosa mi è successa a Frosinone che sono arrivato e mi sono fatto l'altro tendine, quindi una barzelletta, però sicuramente quest'anno sono qua per fare bene. Come stai adesso anche fisicamente, alla luce anche di quello che hai detto? No, sicuramente il prof mi sta facendo fare un bel lavoro, sto bene fisicamente, sono seguito, ma come tutta la squadra, quindi ci sono ottimi presupposti per fare bene. Bisogna inculcare la mentalità del mister, che è un'ottima mentalità, e poi vedremo. Cosa ti è piaciuto del progetto Teramo quando hai accettato? Il direttore mi ha illustrato molto bene il progetto Teramo, che comunque mi parlava di questo modo di gioco di andare ad attaccare alti senza pregiudizi, con tanta personalità e fame. Io diciamo che queste doti qua sono le mie doti principali, quindi mi sono rispecchiato molto in questo progetto. Poi gioca a due punte, cosa che a me fa molto piacere, e mi ritrovo qui a Teramo per far bene.